Buon sabato di quanti, io sono quello che resta di Dual Tube Channel perché la mattina non è sicuramente il momento in cui risplendo di più, ma ho deciso di fare questo video anticipativo perché mi sto guardando in anteprima tan tan tan, quello che sarà poi l'ultimo, la quarta parte della. Del video sulla lore del blocco di Ixalan. Mentre lo facevo e lo editavo, lo riguardavo un pochettino. Ah, chiedo scusa in anticipo perché come minimo saranno 25 minuti e sto seriamente pensando dei contenuti extra. Sappiatelo. Lo vedrete questa sera. Mentre lo facevo, pensavo un attimino al fatto che questa storia è stata bella, bella, anche se ha avuto degli alti e bassi narrativi dovuti a parte dal fatto che quelli che la scrivono non sanno scrivere, cioè nel senso non sono scrittori di professione. E infatti per Dominaria hanno assunto una scrittrice di professione che si scriverà tutti i racconti, quindi non c'è il rischio di retconnare personaggi, non c'è rischio di fare un'altalena di interesse o di contenuti nei vari capitoli, come è stato per i precedenti blocchi. Questo è stato dovuto anche al fatto che bisognava scrivere capitoli anche su personaggi, non dico secondari, forse neanche terziari, probabilmente quaternari, solo perché esisteva la loro versione della carta e quindi andavano inseriti in qualche modo anche loro nella storia, ma non essendo dei Gatewatch non potevano avere un ruolo veramente importante nella storia. Va bene, ok. Sono abbastanza convinto che questo non accadrà in Dominaria, a parte per il fatto appunto della scrittrice unica di tutto il coso, ma anche per il fatto che non dovrebbe esserci spazio per dei personaggi secondari, perché ci sono i Gatewatch, ci sono i vari vecchi Planeswalker, Teferi, Joira, la nuova crew della Cavalcavento, Karn e tutto che, viva Dio, cioè tra Belzenlok da distruggere e la cabala da smantellare e probabilmente a farsi due parole su Bolas e Pyrexia, nuova Pyrexia su Mirrodin, io spero vivamente che non trovino spazio per dei filler, anche perché hanno tipo un terzo dei capitoli che avevano a disposizione per una storia di un blocco da due espansioni, quindi ok. Questa era l'anteprima al video di Lore. Ci rivediamo questo pomeriggio. Attendete.